Ma com'è possibile? Siamo alla quinta puntata, ma è una volta che fosse arrivato in orario, guarda. Luca! E ti vuoi muovere, dai! Scusa, dove stavi? Una cosa grossa assai. Ma per noi? Una grossa società ci sta cercando. Ma veramente dici? Io sapevo che avremmo posto show, avrebbe avuto il suo successo, una grande società, grazie, Dio, grazie. E chi è Rai? Oh, di più. Di più? Di più. Mediaset? Di più. Sky? Equitalia. Ci sta cercando, ci ha chiappato. Senti, comunque dobbiamo fare la trasmissione per la quinta puntata. Ho deciso di continuare ad utilizzare il filone delle metafore. Dopo quella dell'aereo, dopo quella della nave, voglio utilizzare la metafora del treno. Perché andare per una bella agenzia di viaggio? Mamma mia, il tuo problema sai qual è? Che sei banale, hai capito? Tu sei un solito conduttore, signore e signori, buonasera. Mo quando chi state, poi arriva chi l'altro, hai capito? Tendi alle presentazioni banali. No, io tendo alle presentazioni semplici, quelle che si capiscono. Semplici che si capiscono, più delle mie metafore. Sì. Guarda che le mie metafore hanno riscosso un grandissimo successo. Sulla mia pagina Facebook, sai quanti mi piace c'è stato? Una. Su chi tu apri? E secondo me è pure chi l'usce mai cainato. Per vendere mamma. Mamma, ma c'è mamma. Ma che mi stai dando condoglianze? E basta, dai. Il tuo problema è che tendi sempre a mortificare le mie qualità. Tu mi vuoi comprimere? No, io ti voglio accidere. Vuoi accidere? Comunque fatto sta che ho deciso che stasera per iniziare la puntata utilizzeremo la metafora del treno. E allora cominciai a mettere una mano. Vieni un biglietto. E che significa? Sta arrivando contro loro. È una metafora? No, è ovvero, sta arrivando secondo. Un maronna santa, mo che facciamo? Ce n'ha mai la coppa su treno, ambressa. C'è un euro show è offerto da L'Oceano Transfish, Tufano Elettrodomestici, Ardolino Carni, Autocarrozzeria Balestra, Profumeria Giusi, Agenzia Viaggi Puerto Svago. Un po' capisci o no? Un chilo di pane, un litro di latte, non fa colazione, ha già fa un bancomat. Ma guardi in the sac, non tengo più niente, non fa pranzo cena, ho chiesto un finanziamento. E tiembra l'ira, a mi terapella, è arrivato l'euro, è successo un burdel. Ci tassano tutto, tra poco anche l'aria, ma fanno un sospiro. Ce la vuoi finanziare? Signore e signori, buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Non c'è un euro show! Il pubblico del nostro varietà cresce di settimana in settimana, lo capiamo dai numerosissimi messaggi che arrivano ai nostri social network, dai numerosissimi commenti su Facebook. Uno. Particolar modo mi ha colpito, ci ha scritto un amico. Amico, tua mamma? Un'amica di mia mamma ha scritto facendoci un sacco di domande del tipo: caro Lucio, ma perché la trasmissione va in onda soltanto una volta a settimana? Ma caro Lucio, perché la trasmissione dura così poco? Ma caro Lucio, ma perché non smettevo presentatore? E dire si può fa fa. Ma adesso iniziamo la nostra trasmissione. Metaforicamente questa sera la nostra trasmissione è come un treno. Ah, da voi? Ma non era uscita la coppa su treno? E ci mi sa chiudere da voi, capito? No? Dicevo, la nostra trasmissione questa sera è come un treno. E un treno è composto da tante carrozze. Il nostro show invece è composto da tantissimi momenti diversi. Come gli sketch, i balletti, la musica. Scusatemi, la carrozza al ristorante, dove la trovo? Ma quanto è bravo Luca Sime! dicevo, come un treno ha bisogno per andare a portare a termine il suo percorso di tante stazioni. Anche noi abbiamo bisogno delle nostre stazioni. E quali sono le nostre stazioni? Gianturco, Garibaldi, Campi Flegrei e la metropolitana. Era già sbagliato a salire. Non ti sbagliato a nascere proprio. Ma un treno per poter camminare ha bisogno della locomotiva. E anche noi ce l'abbiamo, la nostra locomotiva. Qual è la nostra locomotiva? Qual è? Qual è la nostra locomotiva? Qual è?
dove? La locomotiva della nostra trasmissione non può che essere lei. L'unica, la bellissima, la grandiosa, la stupenda, la nostra soubrette. Sì. Signore e signori, ecco a voi Lisa Fusco. Ma non è partito? Evidentemente non avrà sentito il fischio del treno. È bello. Signore e signori, ecco a voi la nostra locomotiva Lisa Fusco. Allora provaci come Suiano. Perché? Non parte mai. E chiamiamo primi fan bestia, forza. Signore e signori, ecco a voi la nostra locomotiva Lisa Fusco. Ma che c'è? Senti, da me locomotiva non mi ha mai chiamato nessuno. Al massimo mi potete chiamare capotreno. Ci pensa locomotiva. Però tengo capotreno, vi sembra una positiva. Signore e signori, ecco a voi il nostro splendido capotreno, la nostra soubrette Lisa Fusco. Guardate che meraviglia, guardala. Sì. Ma perché cammina così? No, è uno scambio. Ah, chiamato uno scambio a bordo. Sì. Siamo arrivati alla stazione. Ma buonasera, cara Lisa Fusco. Come sta, Stavo dicendo ai nostri amici da casa che la nostra trasmissione questa sera può essere paragonata metaforicamente ad un treno, ma grazie a lei il nostro treno diventa un trenino. Un trenino. No, nel senso che è grazioso, un trenino. Oh, bello, un trenino. Sentite, ma se io salgo su questo treno faccio sempre la soubrette. Certo, ma perché? Perché c'era scritto che io devo cantare come una soubrette, devo ballare come una soubrette, ma soprattutto devo parlare come una soubrette. Perché come parla una soubrette? Così. Con fischietto capotreno e mucca. Stai calmo. E allora, cara Lisa, dunque, visto che siamo su un treno, lanci la quinta puntata come fosse la partenza di un treno, Ok. È in partenza dal binario 9. Perché 9? Canale 9. Quanto è intelligente, mamma mia. La quinta puntata di Non c'è un euro show. Funziona a metà ferro treno, Ha fatto l'annuncio dalle 40 stazioni. Sì, perché? Si capisce niente. Stop! Sentite, ragazzi, voi non dovete smettere di sfottermi, perché io straccio il contratto. Anzi, sapete che c'è? Fermato treno, a scende, scende a coppa su treno, a reguardo. Non scende, no, aspetta, non scende, come a mangiare una cosa in la carrozza ristorante. Ha deragliato il treno, aiuto, che andiamo a finire in coppa binari morti. Andiamo a chiamare il treno, volo. Mannaggia. Io sono direttamente a te. Questa è la segna, l'ho lasciato in bianco, ci metti tu l'importo, Ma se ti rivalanza lo faccio qui. Tutto a posto, brava, brava, ma non usce, mia mamma mia. Carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati con Secondo. Siamo qui ancora una volta per portare la parola di Dio nelle vostre case, ma soprattutto datemi la possibilità di dirvi grazie. 10 volte grazie, 100 volte grazie, 1000 volte grazie, 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 grazie! Grazie, 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 la, grazie! Wait, spray. E vi sta Graziella per casa? Ma che sta prendendo la vigna? Chi è sta Graziella? Niente di meno, la mia estetista. Graziella? Fa l'estetista? A voi? E la cagniamo a stile, evidentemente. Che gli altro quando sta Graziella? Che è successo? Niente, quella mi ha fatto un favore, ma è uscita da casa mia. Non la stavo rincorrendo, ma non mi ha sentito. Perché è venuto e mi ha portato una bella matita degli occhi. Devo dirti la verità, una pizza matita. Ehi, Stefano, Giacomo, zia, come mi ha portato subito coraggio? Beh, va a buttare la matita e si ne aiuta. Qual è il problema? Se ne chiude, sa, ascoltare se piglia i soldi. Ma dico io, signora Carmela, piuttosto che spendere questi soldi in cose inutili, in matite per lui, ma perché non fate una bella offerta per le persone bisognose? Non lo so, fate un cadeau. Un cadeau? Io come sto con l'osso si cadeau, non mi so chiù. Ma che cosa avete capito? Un cadeau, un presente. Credo, per i soldi. Assente. Lo sapevo solo io, ma bella. Ma perché state qua? Che ti ha trovato? Come che sto qua? Tu mi hai confessato. Ma va fare un momento. Chi sta un momento? Ricetta, zi Clemente. Hai prima o poi la cicchiappa, zi Clemente. La cicchiappa, zi Clemente a Luca Sepp in questa trasmissione. Forza. Però allora, se Luca Sepp, Maronna, mica bello vogliono, ma stai sempre tu. Ma quando mi fai trovare chi è bella? Hai tante chi li baci, c'è la mamma. Ma come siete simpatica? Hai tante chi li baci, ma per la girare da qualcuno è bravi, Non lo trovo mai, però è bravo. Dici, bazzo, dici sì, la verità, sì. Mi piace il canzone. Soprattutto chi li belli pezzotti. E guarda questa mano! La cosa tanto che volevo parlare di un aspetto artistico con la signora Gabriele. Comunque confiesa, mamma. Ma voi, che cosa avete combinato questa settimana? Perché avete peccato? Che avete fatto? Allora, ti devo dire una cosa. Mia figlia Giovanna, la più piccola, è venuta a casa, si è guardata intorno e ha detto mamma, ma non credo che in questa casa gli hanno bisogno un pochettino di una rinfrescata? Sì, devo dirti la verità, aveva ragione. Pure perché io sto sempre tutta infugata. Che c'entra? Poi vostra figlia Giovanna, la piccolina, intendeva dire una rinfrescata alle pareti, una ritinteggiatura. E io poi l'ho capito dopo, quando si è presentato come Mastro Pittura.
È venuto una pizza romma da Giaricera bellissima. È venuta, ha cacciato tutto sistemato da subito, si è visto un bello sicchio. Tutto a posto. Bello, poi ha cacciato il catalogo con la carta dei parati che uno poteva scegliere. Ma quanto bella e buona ha cacciato una pizza. Sì, ma niente, non sapevo, sono io, ma niente, è normale. Ma niente. È normale che le fuoco pittore come da pitta, che mano, da cacciamo forza lo pannello. E beh, allora che è successo? È successo che a un certo punto ha cominciato, si è guardato intorno e ha detto: signora Carmela, vogliamo cominciare con la camicia? Si comincia sempre dalla camicia. Chi l'ha intraprendente? Subito voleva spogliare Cristiano. Ma che se voleva spogliare? Lui deve dire la camicia di stucco. Vabbè, comunque poi ha riguardato e ha detto: secondo me forse è meglio dare una rinforzatina alle pareti. Ci vorrebbe un cappottino. Che sta? Non me l'ha fatta dire, manca una volta, gitto gli occhi. L'ha già zumbato per culo, gitto il cappottino, cresci fritti chiuso e vieni qua, sarò la tua pelliccia. Ma quella pelliccia è pelliccia, è arrivata una bella paviglia. Chi la pavista è fuiuta e sta ancora fuiendo. E fuiuta pure voi perché non mi sopporto più. Ma che sei pazzo, ma com'è possibile? Scansato pericolo da lontano secondo. Acchiappate per che le faccio, lui a sé, perché vedrò anche. Come te la cavi con il mambo? Non lo so, mi dispiace. Un po' scemi, ah, un mambo, sai fumambo? No, no, già ho capito dove stai andando a parare. È arrivato il momento del balletto di Lisa Fusci e ti dovremmo fare i boys. No, no, ti avevo chiesto esplicitamente di trovare due boys. Li ho trovati. Beh, allora. Sui soldi per papà che hanno già trovato. Costi quel che costa, guarda, cacci e sacca mia, i soldi ci stanno problemi. Quando vanno trovando? 1000 euro, che faccio? Manda la fattura? No, manda la fango. No, dico. Ma tu hai detto il mambo? Mambo. No, il tango. No, mambo. Sono come vorrei Roma. Meglio allora mambo, mambo. Ma andiamo da questa parte. Mambo, mambia, tu io. Mambo, mambo italiano, mambo. Miss Mary giunse a Napoli venendo dall'America per imparare tutte le canzoni. Ma quando canta, che confusione! È mambo, mambo italiano, è mambo, mambo italiano, go, go, go! No, non è siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma... È mambo, no, no, non è tarantella, è mambo! Assaggiare polpettrilli e baccalà e rumba. Balliamo tutta notte bimba, sbagliando sempre l'italiano. Rimini a Milano, quando non capisci cosa dico ti sorrido e canto. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go. Se non lo sai ballare non ti preoccupare, io potrò te insegnare questo mambo. Calabrese non è un mambo piemontese, ma è mambo, è mambo, è mambo. Prova ad assaggiare polpettrilli e baccalà. Hey Cetrul, tu vuoi mangiare pasta e fasul? Dicendo sei bambino, non bere molto vino. Quando non capisci cosa dico, ti sorrido e canto. È mambo, mambo. Preoccupare, io potrò te insegnare questo mambo italiano. Che mambo, che mambo. Hey! Ah, ci stiamo a fare una campana, sono convinto che chiappa. E infatti, guarda che ci stanno le comparse. Le comparse. Buongiorno. Come è stato bello oggi? Sì. Che da fare? Ma fa scene dell'era glaciale. Infatti, mi state facendo un fritto in culo proprio. Ma io faccio questo vestito, voglio. Ci ho fatto la pubblicità delle gocciole. Ah, infatti, si è fatto un fisico di biscotto. È giusto, babbo. Andiamo a trovare, andiamo. A proposito, a che ancora si andava questo secondo? Che va darà... Ah, paghi un rimborso spesso. E un cestino. Soprattutto un cestino. Ma è proprio importante un cestino, voglio. Sì, perché mi sto sciupando, guarda qua. Niente di me. Ma non lo faccio chiamare subito a secondo, il sapore fa, voglio. No, 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 tutto cose vicino. Prima, secondo, tutto cose vicino. Ma se tu vabbè, non ti preoccupare. Grazie. Sei convinto. Stai facendo? Sto guardando le scene in un film. Che film?
Amede, questo è un grande film. Il postino suona sempre? Suona sempre? Mentre sto dormendo. Il postino suona sempre due volte, Amede. È perché stai dormendo, la prima volta non l'ho già. Ma io mi domando, che mai a te, che ti porta a fare? Puoi sti. Tu scassa a sangava, lo sti. Ma è mai possibile, tu pensi solo a questo? E tenga fama. 10 tu giorno. Non mi piace il giorno. E tu mangia. Mimmo. Uè. Che è l'Alzheimer? L'Alzheimer è una malattia. No. Tu piglio nonno. Piglio nonno. Piglio nonno. Ma non le misa. Piglio nonno ad esempio. Questo soffre d'Alzheimer. Ah. E che fa sta malattia? Ma precisamente a me non lo so, ce l'hai pure chiesto, nonna. E che t'ha detto? Canza ricordi. Ah. Certo che gli americani sono strani, eh. Io non mi sposo mai con un americano. E vedi se l'americano si sposasse con te? Ma perché sta cosa? Perché in America un marito ha tradito la moglie, lei si è infuriata e gli ha staccato i genitali a morsi. Teneva una c***a fame. In che senso? Lascia sta. Che stai facendo? Sto giocando a carte. Ah. Quando arrivano gli altri? Ma gli altri per che cosa? Per giocare a carte. Ma adesso sto giocando a scopa, un colpo cellulare. Ah, giocate a coppie? Sì. Posso giocare pure lì? A dove metto? Facciamo così, tu mi metti di qua, io di là e gli altri lati. A così non ci guardo a me carte. Chiama più Giustino. Giustino.